Rossella, l'eroina di Via col Vento, qua cosa possiamo dire? Via col poker o via con Gaetano? Tutte e due le cose, via col, via col poker e via con Gaetano. E magari anche via col vento, visto poi questo splendido mare. Siamo a Malta, Casino Porto Maso, Gaetano De Bellis, vecchissima conoscenza oramai dei nostri PPT, che è sempre però un piacere ritrovare. L'abbiamo definito il volto umano del poker. Gaetano, un secondo successo consecutivo. Ricordiamo che sei uscito 28esimo e che hai incassato 3.800 euro, che è comunque un bel premio. Gaetano, questo credo che sia per te la settima tappa. Tu le hai fatte tutte e hai colto tre successi, sì, perché sei arrivato quarto, ma praticamente primo, perché poi abbiamo raccontato che con lo split sei stato quello che ha guadagnato comunque di più. Arrivi 28esimo adesso su oltre 400 giocatori, per cui un ottimo risultato. Eri arrivato a premio, mi sembra terzo o quarto, al side di Budapest. Veramente è una grande media. Sì, è una media confermata dai rivali, dei giocatori che ci si incontra abitualmente ogni due mesi, dove ogni volta che mi vedono giocare, c'è la cosa che mi riempie più di orgoglio, che mi temono, cioè, loro non sanno che io soffro con delle carte non belle, marginali, quando li reso. Quindi insomma direi che questo, comunque cucirti addosso questa fama di killer, alla fine ti può aiutare. Rossella, ma è un killer anche in casa Gaetano? Sì, per quando c'è, diciamo, no, è abbastanza tranquillo. Mi fa piacere anche parlando con gli altri, qui hanno detto che lui è molto bravo e forte, col poker è forte. Col poker è forte. La moglie di un giocatore di poker, che ansie soffre? Anch'io stanotte non ci ho dormito, perché anche lui era agitato, quindi sì, si vivono le stesse ansie. Però è bello quando poi arriva una telefonata, no, che dice Rossella, ho vinto, e poi sì, sparo una cifra con tanti zeri. Sì, quella mattina è stato bellissimo, alle 5:30 del mattino. Non ci credevo. Non ci credevi, anche perché mi hanno raccontato che lui un po' te la dosò, no, questa telefonata. Non ti disse subito cos'era arrivato, quando aveva, ma partiva del, ma sai, sono arrivato. Sì, disse, sono la sera, il sabato sera, disse, sono quasi in finale. Non ci credevo, perché era, insomma, una cosa un po' troppo bella. Poi la mattina alle 5:30 della domenica è stato bello. E questa è la prima volta che tu segui Gaetano in un evento live. Hai approfittato del fatto che ci siamo trasferiti in questa località stupenda, in questa località molto molto turistica, e quindi hai fatto anche una vacanza sole mare. Sì, 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 no, è stato bello, e penso che se mi sarà possibile per il mio lavoro continuerò a seguirci, e quindi ti rivedremo ancora con immenso piacere. Gaetano, tu stai per affrontare l'avventura che tutti i giocatori di poker sognano, Las Vegas. È la tappa dei sogni, non solo per giocare a poker, diciamo, è la tappa dei sogni per vedere l'America. Poi ovviamente noi andiamo per giocare a poker, è là dove ci sono tutti questi giocatori che non conosci. Ti valuti. Gaetano, noi stiamo salendo sopra questo delizioso ponticello. Anche la vita in salita spesso? La vita è sempre in salita, specialmente a livello fisico. Cioè, poi ho trovato mia moglie, che sinceramente è una bravissima donna e copre tutte le mie disavventure. Rossella, è un uomo oramai Gaetano con le valigie in mano, ma chi è che le prepara le valigie? La penultima volta ho detto, senti, tu partirai spesso, impara tu a farti le valigie, perché a disfarle te le dispo, ma a farle impara tu, perché sicuramente partirai spesso. Ho capito, allora sui tavoli da gioco il killer è Gaetano, ma a casa il killer è Rossella. Diciamo di sì. E noi salutiamo questa bellissima coppia, augurandoci di rivederli assieme molto spesso. Grazie Gaetano, in bocca al lupo, grazie, e grazie Rossella. Grazie. Ciao ciao.